perché oggi mi sembra che Catania è importante, cioè io per me era il miraggio di Catania, ragazzi, veramente, io non lo dico per scherzare, cioè quando tu da Augusta venivi a Catania era il miraggio, il sogno, la grande città, la metropoli, cioè non è che ti mancava il nord Italia, ti mancava Milano, che c'era Catania, cioè quando tu vedi, quando vivi ad Augusta e le strade sono così, poi arrivi a Catania e vedi Maria Terneri, ti sei quindi per me è il sogno in più. Comunque, anche se non ci ho visto, comunque ci sono nato, cioè Catania mi ha dato la vita, non così, tanto per dire, sai, per farsi, facciamo un po' i simpatici che ce la danno, è realtà, cioè mi ha dato proprio la vita fisicamente, materialmente, cioè proprio sono nato qui. Se non sbaglio, il premio l'hai dedicato a lui? Come? Se non sbaglio, il riconoscimento. Sì, beh, penso sì, sarebbe stato veramente molto più felice del mondo. Sarebbe stato qua con noi a Catania, qui, proprio una roba mia. Ma non l'ho fatta venire perché dovevo fare una cosa veramente domani mattina, quindi mamma, insomma, 82 anni, c'è una protesi nuova, a ginocchio sembra roba, poco fatichi. Il fatto di dover ricevere questo premio così... purtroppo figlia mia. Il fatto di dover ricevere questo premio così prestigioso ti ha fatto dormire stanotte, soprattutto tua mamma con le sue luminarie? Io mi ha fatto? Tua mamma con le sue luminarie, sentivo il radio. Ah, l'hai sentita? Hai sentito? Sì, certo. Ho detto che stavo trasmettendo la prima Catania, ho detto che mia mamma era talmente contenta che si è messa una luminaria nel salotto. Io non dormo mai. Sì, per l'emozione tanto di venire qua. E io quando vengo in Sicilia c'ho sempre un'emozione, c'ho sempre l'ansia di qualsiasi cosa, io sono ansiosissimo, quasi figurato. Com'eri sei venuto? Purtroppo sì. Purtroppo secondo Colero, ma ho fatto finta di niente. Ho fatto finta di niente, mi sono messo in un posto dove ci sono i finestrini per non vedere. 20 anni fa, per la prima volta, veniva consegnata la candelora d'oro. Era stato un suggerimento. Lo abbiamo premiato però perché ha saputo dare e sa dare ogni giorno della nostra terra, della Sicilia, una immagine. Maria Candelora. Ma no, più! A favore! Il microfono levato! L'asta levata! Quello mai è andato a Catania, come raccontavo prima al sindaco Bianco, per me Catania era, a parte che ci sono nato, Catania diciamo mi ha salvato la vita, perché grazie ancora lo cito oggi, il professor Cibino mi ha diciamo tolto da una situazione. Grazie.